Buongiorno a tutti. Iniziamo un nuovo ciclo di approfondimenti, di analisi, di diciamo, interventi su un tema che è diventato, anche a seguito purtroppo degli avvenimenti bellici della guerra che c'è in Ucraina, molto, ancora più importante, ma era già importante anche prima di questo nefasto evento. E parliamo della sicurezza in rete, parliamo della cyber security, parliamo di tutto quello che si fa per proteggere le reti, per proteggere il mondo digitale. Come lo raccontiamo, come lo spieghiamo, come lo facciamo conoscere? Attraverso le voci delle aziende quotate in borsa che operano in questo campo. E iniziamo oggi con Cyforgate. Abbiamo con noi Emanuele Galtieri, che è l'amministratore delegato della società, che ci aiuterà per prima cosa a capire quanto è grande e cosa c'è dentro il perimetro della cyber security. E poi magari ci dice qualcosa anche in più della società che guida, delle prospettive per l'investimento e insomma, di questi temi. Andiamo subito a parlarne, però cerchiamo di farlo visto che dobbiamo seguire un po' anche l'attualità. Abbiamo parlato prima, c'è la guerra. Allora, due parole, cosa si intende per sicurezza informatica e magari un po' declinato subito, se fosse possibile, sui nuovi scenari bellici che riguardano il mondo reale, perché i cannoni e i carri armati sparano nel mondo reale, però c'è anche un'altra guerra che l'abbiamo capito tutti, si sta combattendo anche nel mondo digitale, che è ugualmente importante forse. Prego, allora da dove partiamo? Ci dica tutto, ci spieghi intanto per la prima cosa intendiamo per sicurezza informatica, se è corretto definirla così. Bene, buongiorno a tutti e grazie intanto di questa opportunità per raccontare non solo cosa fa l'azienda, ma soprattutto in cosa consiste questo curioso particolare mondo della sicurezza cibernetica di cui oggi tanto se ne parla proprio in virtù, ahimè, del conflitto russo-ucraino. E sì, cyber security è stata per tanto tempo una buzzword, un po' una parola di moda dove c'era di tutto e di più, e forse è bene fare un po' luce su cosa dobbiamo intendere per cyber security. Ecco, noi, come tecnici del mestiere, diciamo che è l'insieme di tutte quelle tecniche, tattiche e procedure che servono, insieme al fattore umano, per cui a risorse skillate e competenti, a prevenire e reprimere qualsiasi tipologia di attacco che possa avere luogo su una rete di un'azienda o di una pubblica amministrazione. Quando dico tattiche e tecniche, cerchiamo di renderlo abbastanza comprensibile a tutti noi. Tattiche significa cercare di studiare, capire, anticipare quali potrebbero essere le mosse del potenziale attaccante, dell'hacker, così si chiama in gergo tecnico, all'interno di una rete. E tecniche, il tipo di tecnologia che viene adottata per poter perseguire l'attacco che è in essere. Per cui l'insieme delle tecnologie, l'insieme dell'analisi dei comportamenti sulla rete e delle risorse umane consapevoli, skillate e capaci creano quel famoso ecosistema che può agire tanto a fini preventivi quanto a fini repressivi di un attacco cibernetico. Mi piacerebbe evidenziare un tema che purtroppo fino ad oggi, l'attività di cyber security è molto spesso repressiva anziché preventiva, cioè l'attacco è in atto, non si è fatta prevenzione per tempo, per cui si arriva a dover semplicemente, quando se ne accorge per tempo, respingere il potenziale attaccante, posto che se ne abbiano competenze e capacità. Questo è un fenomeno Ripetoli. davvero, veramente pervasivo. Perché? Perché siamo arrivati in una fase di interconnessione e digitalizzazione spinta. Siamo tutti interconnessi, per cui l'interconnessione senza adeguati strumenti per proteggerci crea vulnerabilità importanti che mettono a repentaglio la nostra sicurezza digitale. E ancor più grave è nel momento in cui non si tratta solo di protezione cosiddetta IT, di information technology, cioè di dati che circolano in una rete, ma proviamo a immaginare la situazione invece di aziende che hanno interconnesso i macchinari per le operazioni industriali, di aziende come infrastrutture critiche, ad esempio quelle dell'energy che ti producono energia, quelle dei trasporti o la sanità.
Un tempo non avevano macchinari e strumenti interconnessi. Oggi, nell'interconnetterli, non hanno pensato a come irrobustirli, per cui sono facilmente soggetti ad attacchi. E quando sentiamo parlare di rischio alle infrastrutture critiche, è proprio questo: il rischio che a un certo punto vengano meno i trasporti, che venga meno l'energia elettrica e così via, perché non siamo adeguatamente strutturati per questo tipo di attacco. Ma che cos'è Mi un perdoni, attacco? la fermo perché le cose che lei ha detto sono già molto dense e allora il mio compito è anche un po' quello, diciamo, di forse di alleggerirle, ma è molto chiaro quello che lei ha detto. Allora, le reti informatiche nascono 30 o anzi forse 40 anni fa e quindi ci sono sempre state. Mi verrebbe da dire, ma se le reti informatiche ci sono sempre state, perché soltanto da poco tempo, relativamente poco tempo, si parla di difesa di questo mondo. Lei mi ha già in parte un po' risposto, che mi ha detto perché adesso il mondo è molto più interconnesso. Ma a me, la domanda è: ma perché nei decenni passati, quando si costruiva, si pensava, si organizzavano e si architettava questa nuova struttura, non si è pensato come si fa normalmente? No, se io costruisco. Penso a mettere 10 filiali di banche, mi occuperò anche del tema del fatto che ci sia qualche ladro che vuole andare a rubare, non lo so, ecco, cioè, dovrebbe essere una cosa, diciamo, nativa del mondo delle infrastrutture, pensare che possano anche essere violate, che ci possano essere malintenzionati, come tutte le cose preziose vanno protette. Perché se ne parla di più, diciamo, negli ultimi tempi ed è diventato anche un fenomeno, diciamo così, importante lato investimento? Perché si è creata solo adesso consapevolezza. Gli attacchi cyber in realtà esistono da anni e se ne parla dal 1999, quando in Europa venivano emesse le prime direttive per la tutela dei dati che girano sul digitale, sul mondo digitale. Pensi che nel 2004 è nata l'ENISA, l'Agenzia Europea per la tutela della sicurezza informatica. Il tema qual è? Che si è sempre investito poco perché non c'era awareness sui reali rischi e la protezione cibernetica è stata sempre vista come un costo, per cui come una liability anziché un asset. Oggi le tensioni e il conflitto ucraino, russo-ucraino, ma le dirò ancora prima la US Pipeline, la Colonial US Pipeline negli Stati Uniti che è stata attaccata, per cui tantissime persone, intere porzioni di territorio americano sono rimasti senza energia. E l'attacco alla regione Lazio, che è stato perpetrato a luglio dell'anno scorso, e un altro di quei fattori, hanno fatto capire che non investire in cybersecurity significa correre rilevanti rischi in termini di profit loss, di impossibilità a garantire la business continuity. Questo ha finalmente creato consapevolezza che è necessario parlarne, fare cultura, fare formazione e produrre tecnologia. Per cui ecco. Allora, chiaro, a questo punto abbiamo capito che il mondo se n'è accorto perché era pagato sulla propria pelle, che non difendere, non pensare a queste cose è un grosso rischio, soprattutto quando ci sono di mezzo cose ormai vitali per la nostra vita. Non si tratta più quindi anche di, tornando un po' forse alle banche, di rubare solo soldi. Qui diciamo che sono attentati da menti criminali, da menti da soggetti che hanno qualche interesse, non per forza devono essere criminali, perché diciamo così che fa parte anche, diciamo, di come gira il mondo. Ecco, a questo punto però vorrei capire, ci sono tanti modi di difendere, lei forse l'ha già anche un po' introdotto, no? Ha parlato di tecniche e di tattiche. Allora, qual è il modo migliore, mi verrebbe da dire? Cioè, è meglio lavorare prima e quando poi si è messo a posto tutto si può stare tranquilli? È meglio conoscere l'avversario? È meglio intervenire in modo radicale quando c'è stata l'infrazione? Cioè, in quale modo il mondo della cyber security lavora? Corretto, il tema è di importanza vitale. La prevenzione in questo settore è essenziale e rischio zero non esiste. Per cui questa è la premessa: rischio zero nel mondo della cyber security non esiste, però si può lavorare per limitare fortemente il danno che può essere arrecato da un attacco cyber. Il fattore umano è l'anello debole della catena, per cui oggi la mancanza di awareness su come vanno proficuamente usati i sistemi digitali
fa sì che, ahimè, il nostro personal computer, il nostro telefonino diventino il nostro campo di battaglia digitale da sconfiggere. Allora, prima di tutto, formazione. Formazione sin dalla tenera età diventa indispensabile per essere in grado di competere con una minaccia invisibile e asimmetrica che sono i cyber warriors preparati a fare questo, ad attaccare. Per cui, avendo formazione, creando talenti, significa avere quell'esercito di risorse. Parlo di persone che lavorino anche in aziende, per cui non solo presso le forze armate, in grado di tutela, di creare tecnologia, di creare sapere, di creare know-how e di tutelare le aziende e le istituzioni che si trovano sovraesposte sulle reti, informatiche, sulle reti digitali. Per cui la formazione è il primo tema. Il secondo tema è l'investimento in ricerca e innovazione affinché ogni paese, per cui l'Italia, ma lo estenderei anche in un contesto più ampio che quello europeo, si doti di tecnologia nazionale proprietaria, perché ci si può trovare veramente in crisi nel momento in cui un conflitto dovesse far chiudere le porte di tecnologie che vengono dall'estero per essere applicate in Italia, o come sta accadendo adesso, l'abbiamo sentito tutti, venga messo al bando un famoso antivirus come Kaspersky. Ecco, in questo caso abbiamo una soluzione italiana alternativa in grado di poter soppiantare e in quanto tempo questo può essere fatto? Se ci fossimo dotati per tempo, investendo in Italia e in Europa di tecnologie nazionali ed europee, avremmo potuto fare la differenza in questo momento storico senza che il problema si ponesse. E questo è il secondo importante tema: disporre di tecnologie proprietarie. Terzo aspetto è partnership pubblico-private. Le aziende e le istituzioni devono lavorare a braccetto. Per quale motivo? Perché se noi pensiamo a un esempio molto semplice, le infrastrutture critiche, per cui energie, trasporti, sanità, sono gestite da privati, ma regolate e disciplinate dallo Stato. Bene. Se non c'è questo tipo di sinergia pubblico-privata con investimenti ad hoc dedicati a lavorare insieme per capire qual è il fabbisogno e come soddisfarlo, non si arriverà mai a un vero e proprio incremento della protezione sulla cybersecurity. Ecco, queste sono le linee guida sulle quali noi dovremmo muoverci e presumibilmente il fatto che lo Stato abbia deciso di investire con un piano nazionale di resilienza, Recovery and Resilience Plan, in cui ci sono precisi lotti allocati per la digital transformation della nazione, per la cyber security, dovrebbe permettere di avviare questo percorso virtuoso che nei prossimi 5 anni ci porterà a colmare un enorme gap che in Italia è stato maturato. Opportunità per tutti. Beh, allora, intanto per quanto riguarda Kaspersky, mi viene da dire, forse l'Europa che ha fatto gli Eurofighter, cacciabombardieri Eurofighter, avrebbe dovuto pensare qualche anno, negli scorsi decenni, anche a una Eurofighter dei virus, cioè avere un suo Kaspersky, un euro cacciavirus, diciamo così, che in questo momento potrebbe farci stare un po' più tranquilli, perché ovviamente allora Kaspersky è una società russa, ma credo che i server ce li abbia in Inghilterra, quindi adesso non voglio entrare neanche troppo nello specifico. Però allora secondo me siamo già a un buon livello, secondo me, di comprensione di cosa sia, di cosa si intenda con cyber security. A questo punto però io direi, voi che vi siete quotati in borsa di recente e che avete annunciato anche una operazione che cambia i connotati all'azienda, quindi c'è tanto da dire su quello che sta facendo Cyforgate, quindi la equity story, cioè cosa le prospettive per gli investitori sono, diciamo, in questo momento molto importanti, avete fatto un aumento di capitale e quindi io vorrei a questo punto parlare anche un po' di Cyforgate, quindi partiamo anche adesso a vedere cosa fa e quali sono le sue prospettive. Allora, da dove partiamo? Dalla vostra ultima operazione, dai dati di bilancio che sono stati appena pubblicati, ecco, mi Io dica lei. direi, se siete d'accordo, potremmo partire con un rapidissimo video di 2 minuti che dia idea, di cosa è Cyforgate e poi raccontiamo anche qualcosina in più nei dettagli. Bene, allora sì,
Perfetto, direi che a questo punto diciamo, entriamo dentro CyberGate ora che abbiamo capito un po' meglio cos'è la sicurezza cibernetica con questo video. It's not just about technology, it's how we see the world. Our ambition is to bring the future into what we do. It all starts from our country's DNA, because Made in Italy is more than a label. It's how we embrace everything around us. And cybersecurity is no exception. We face the new digital challenges, working side by side with companies and institutions as an expert partner, offering an answer to the ever-growing need for security in every domain. We create proprietary solutions by constantly investing in research and development. Our strength is to combine creativity and technology to give clear answers. This allowed us to become one of the main cybersecurity leaders, both in Italy and abroad. We thrive to offer the best for our stakeholders. In a fast-paced world, we act at the speed of thought. Together with their talent, we manage to face today's unprecedented complexity. This is why we foster an environment in which creative minds are at the very heart of our company. This is the path that inspires us, the one followed by Leonardo da Vinci and Andriano Olivetti. It is defined by genius, respect, and love for others. It's about more than innovation. It aims to dream the world that will come. Era in inglese, però diciamo che le immagini sono molto evocative, quindi forse abbiamo capito più attraverso le immagini che attraverso la voce narrante quello che fa CyberGate, che si occupa quindi di difendere, diciamo, quel mondo che non esisteva fino a pochi decenni fa, che è il mondo circostante, la casa mia digitale, la mia azienda digitale, il mio territorio digitale, la mia spazio digitale, e però in quale modo lo fai? Perché ci sono tanti modi di fare azienda. Allora, quali sono le caratteristiche di CyberGate, detto in, diciamo così, in piccolissimo, in una pillola? Rapidissimamente, noi nasciamo con una chiara strategia e visione, essere una cyber software house a 360 gradi, per cui indirizzare tematiche di cyber security e cyber intelligence come attraverso prodotti. Noi siamo una società prodottocentrica dove il servizio è qualcosa di ancillare che viene dato solo a completamento. Per cui questo per noi è importante perché abbiamo sviluppato in 5 anni prodotti proprietari, ripeto, di cyber intelligence e cyber security, che indirizzano altrettanti mercati, i due mercati più importanti, destinati a crescere a doppia cifra nel corso del prossimo quinquennio, per via di quell'awareness di cui parlavamo poc'anzi. Per cui ecco, stiamo intercettando questo trend crescente. Sulla cybersecurity, come ci muoviamo? Intanto con importanti investimenti in ricerca e innovazione. Noi facciamo partnership con università e centri di ricerca in Italia e in Europa. Partecipiamo a bandi europei con fondi che derivano dall'Unione Europea per indirizzare le nuove capacità per creare il futuro Eurofighter della cybersecurity. Per cui ci siamo da poco aggiudicati una gara in consorzio dove noi siamo addirittura i leader in Europa, avremo la leadership europea di questo raggruppamento temporaneo che lavorerà su temi di frontiera sulla cybersecurity. Per cui abbiamo un prodotto proprietario che fa cosa? È denominato RTA, Real Time Analytics. Detecta tutti i comportamenti anomali che accadono sulla rete per dare un immediato alert agli operatori di cybersecurity di un'azienda o di una pubblica istituzione affinché possano tempestivamente essere in grado di ripristinare lo status quo prima dell'attacco.
È un sistema che aggiunge anche capacità di threat intelligence perché sfrutta molto l'artificial intelligence. Siamo stati definiti da Gartner come dei representative providers worldwide sulla composite artificial intelligence, cioè combiniamo un mix di tecniche di intelligenza artificiale che siano in grado di rendere i nostri sistemi ancora più performanti per detettare in tempo reale la minaccia e dare la soluzione, o meglio, come reagire a quella specifica minaccia all'operatore che impiega i nostri prodotti, con tecnologia completamente made in Italy. Questo è fondamentale. La famosa sovranità tecnologica nazionale ed europea di cui parlavamo, prima del video. Direi che questo è molto importante, ma non in termini patriottici. 6 mesi fa un'affermazione del genere poteva essere, diciamo così, anche patriottica e non c'è niente di male, ma in questo momento in cui, diciamo, le grandi potenze stanno un po' dimenticando l'Europa e l'Europa se ne è accorta dopo finalmente che bisogna investire anche per la difesa, ecco, avere, diciamo così, la patente propria in casa propria, poter fare direttamente quel che si vuole partendo dalle proprie competenze, capacità e quindi anche dal proprio software, direi che è qualcosa di qualificante al di là dell'aspetto della borsa degli investimenti. Questo secondo me è una cosa importante. Ora, mi sembra che anche questo l'abbiamo chiarito. Voi però in tutto questo manca un pezzo, perché voi a un certo punto avete comprato una società molto grande e quindi diciamo così che vi siete messi insieme a un soggetto che ha anche dei connotati un po' diversi dai vostri. Avete fatto un aumento di capitale importante per le vostre dimensioni in un periodo certo non facile, qual è stato quello, diciamo, post pandemia, inflazione galoppante e a un certo punto pure la guerra. Voi siete riusciti a fare l'aumento di capitale, complimenti. Vuol dire che comunque qualcuno ci ha creduto, ci sta credendo. Ecco, ci spiega un po' velocemente e poi chiudiamo l'operazione Aurora, si chiama così questa società che avete comprato. Assolutamente sì, effettivamente come lei dice, in piena crisi noi abbiamo avuto addirittura un overbooking rispetto a quanto noi avevamo previsto come aumento di capitale, per cui sono state raccolte prenotazioni per 96 milioni e abbiamo fatto aumento di capitale a 90 milioni con tutti coloro i quali in Italia e all'estero hanno creduto in questa strategia e visione relativa al mondo della cybersecurity. Il gruppo deve apportare essenzialmente due elementi molto importanti: un rafforzamento nelle capacità di ricerca e innovazione, perché è stato in grado di creare e presidiare realtà quali il Politecnico di Torino e di Milano, insediando delle piccole aziende che sono spin-off di questi due atenei a supporto della ricerca e innovazione. E ha raggiunto un market reach all'estero, in particolar modo in Europa, con un footprint e con un track record di successi che ci aiuterà e abiliterà ad esportare i nostri prodotti e i nostri servizi anche su clienti al di fuori dei confini nazionali, e questo è un ulteriore plus. L'unione delle due entità ci permette e ci abilita ad essere dei leader di mercato sicuramente in Italia e poter competere a livello adeguato in Europa con una realtà che conterà a questo punto su circa 400 dipendenti e su un volume consistente di business. Benissimo, allora intanto io ringrazio Emanuele Galtieri perché si è prestato a spiegare a noi e a voi che ascoltate, che ci state seguendo, cosa è la sicurezza informatica. E poi ecco, mi piace ricordare tecniche, tattiche e procedure. A me servono anche, diciamo, un po' gli slogan per capire di cosa stiamo parlando e poi ci ha anche raccontato di questa operazione importante, di come lavora dentro questo perimetro che ci ha spiegato benissimo, che è quello della sicurezza informatica, come lavora CyforGate, e penso abbiamo qualche elemento in più per poter operare, investire con razionalità sul mercato. Grazie Emanuele Galtieri e alla prossima. Grazie a voi di questa opportunità e buona giornata a tutti.